Si è conclusa positivamente la conferenza dei servizi presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha approvato il Masterplan ed il piano di sviluppo e ampliamento dell'aeroporto di Salerno. Nei prossimi giorni partirà la gara europea per i lavori con un primo investimento di 38 milioni di euro. Nella prima fase l'allungamento della pista andrà dagli attuali 1655 ai 2000 metri. Nella seconda fase dai 2000 ai 2200 metri. Un'intesa molto importante fra Stato, Regione Campania ed Enac, spiega il presidente della provincia strianese. Ora seguono i passaggi successivi, ma finalmente il nostro territorio potrà contare su un'infrastruttura strategica che sarà volano di sviluppo non solo per la provincia salernitana, ma per la Campania e le regioni meridionali.